Con il campionato di Primavera 1 fermo ai box, ad assumere un ruolo centrale all'interno del panorama calcistico giovanile italiano è il campionato di Primavera 2, con la decima giornata che è andata in archivio nell'ultimo fine settimana. Partiamo dal girone A, dove a fare da padrone è il Genoa, la nuova capolista di questo girone. 26 punti in classifica per il Grifone, miglior attacco con 32 gol fatti e miglior difesa con 6 reti solamente al passivo. Una vittoria di carattere, ma anche allo stesso tempo autoritaria per la squadra di mister Gilardino, che si sbarazza per 4-1 dell'Alessandria. Decisive le reti di De Benedetti, di Papadopoulos, ma anche la doppietta di Federico Acornero, uno dei giocatori più decisivi in questo inizio di stagione per quanto riguarda il Grifone. Passo falso invece da segnalare del Parma, che dopo 9 partite interrompe la propria striscia di imbattibilità, perdendo per 1-0 in casa della Feralpi Salò. Insomma, una sconfitta che addirittura non arrivava per quanto riguarda la regular season, non arrivava dal 2 aprile scorso, quando i ragazzi di Mister Beggi diciamo, persero per 4-1 per 4-2, pardon, contro l'Udinese. Un Parma che adesso si trova a 3 punti di distanza dalla capolista Genoa. Avanza il Monza, una vittoria non bella da parte dei ragazzi di Mister Lupi, ma lo sappiamo tutti, nel calcio non sempre la bellezza estetica è richiesta, a volte è richiesta l'essere decisivi nei momenti giusti. Ancora una volta Monza che è strascinato dall'ex Juventus Ferraris, che regala i 3 punti ai Brianzoli, che appunto vincono per 1-0 contro la Cremonese. Male la SPAL con la squadra di mister Grieco che perde per 2-1 contro il Padova. Terza sconfitta in 6 gare per gli estensi, che si vedono un po' ridimensionati dopo i 5 gol subiti qualche settimana fa contro il Genoa. Bene invece la squadra di mister Luca Rossettini, che dopo un inizio di stagione appunto dove doveva un po' sperimentare il livello di questo campionato, adesso sta cercando di risalire la china e addirittura grazie ai 4 risultati utili consecutivi è riuscita ad allontanarsi parzialmente dalla zona playout. Male anche il Venezia che cade in casa per 2-1 contro il Vicenza, con il Lane che adesso si trova a 3 punti di distanza dalla zona playoff. Come detto, bene la Feralpi Salò, bene anche il Brescia che dopo il 7-2 di 2 settimane fa contro il Monza riesce a vincere l'altro derby lombardo di giornata contro il Como con le rondinelle che riescono a passare per 5-3 appunto in casa del Como che a sua volta si trova a ridosso della zona playout con 9 punti. Una zona playout che viene, diciamo, di cui ne fanno parte la Reggiana, ma anche il Pordenone, con i Ramarri che si confermano la peggior difesa del campionato con 35 gol subite. Passiamo invece al girone B, un girone dove rispetto a quello analizzato precedentemente, un girone dove si sta confermando una totale, assoluta situazione di equilibrio. Un girone dove le squadre di cui fanno parte stanno confermando un livello più o meno simile. E partiamo dalla capolista, la nuova capolista, ovvero il Benevento. Benevento che è complice la sconfitta del Pisa per 3-2 contro la Virtus Entella, di cui ne parleremo tra qualche istante. Complice la sconfitta del Pisa e anche complice il pareggio per 1-1 contro la Salernitana, è la nuova capolista. Una situazione un po' paradossale per le streghe che non vincono da più di un mese. Nelle ultime settimane non hanno messo in campo delle prestazioni molto convincenti, comunque riescono ad uscire indenni dal derby contro la Salernitana. Al secondo posto, come detto, come anticipato, adesso troviamo il Pisa che anch'essa non si trova in una situazione, insomma,
molto facile, insomma. La squadra di Mister Masi nelle ultime settimane ha avuto molteplici occasioni per cercare di scappare in classifica, ma complice la sconfitta alla Lazio, contro la Lazio e contro la Virtus Entella, ma anche il pareggio contro lo Spezia, non ha saputo cogliere la palla al balzo. Comunque, secondo posto per i nerazzurri, che anche per quanto riguarda il capitolo extracampo non è stata una giornata molto semplice per la squadra di Mister Masi. Infatti, alla mezz'ora del primo tempo è uscito per infortunio Fischer, un infortunio che è apparso grave, e sicuramente auguriamo il meglio al numero 10, al numero 11 del Pisa, una delle grandi sorprese di questo campionato. Comunque vedremo un attimo quale sarà l'entità del suo infortunio. Poi, a completare la zona playoff, troviamo altre squadre, appunto la Virtus Entella, ma anche la Viterbese. La Viterbese che è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro l'Ascoli. Una partita che a dir poco infinita. Infatti, l'arbitro è stato costretto ad allungare con molti minuti di recupero la partita a causa di un malore sugli spalti. I Tusci, che nei minuti di recupero hanno accorciato le distanze sul 4-3, però non sono riusciti a trovare perlomeno un punto contro Nascoli, che si trova a ridosso della zona playoff. Sabato prossimo una sfida molto interessante, quella tra Pisa e Viterbese, che insomma determinerà le nuove gerarchie all'interno, diciamo, all'interno del girone B. Bene la Lazio che fa bottino pieno vincendo per 2-0 contro il Pescara, un esame superato da parte dei biancocelesti, che passano grazie alle reti di Dutu e di Valerio Crespi, che sale in vetta alla classifica marcatori con 7 reti insieme a Di Giorgio. A proposito dell'attaccante Ligure, ennesimo pareggio dello Spezia, settimo pareggio stagionale per gli Aquilotti, una delle squadre molto altalenanti di questo girone B. Infatti gli Aquilotti, diciamo che per la cronaca, hanno pareggiato per 1-1 contro l'Imolese, nonostante la miglior fase offensiva di tutto il girone B con 21 reti all'attivo, e nonostante appunto il miglior marcatore, il capocannoniere del girone B, ovvero Di Giorgio. È una squadra che mostra delle lacune importanti a livello di costanza. Infatti, come detto, settimo pareggio stagionale per gli Aquilotti, ma anche per la sesta volta in 10 gare. Lo Spezia, infatti, sabato scorso ha visto subire la rimonta da parte dell'Imolese, che sicuramente si giocherà le sue carte per rimanere in Primavera 2. Poi analizziamo un'altra partita importante da analizzare: la vittoria del Cosenza contro il Crotone. E invece in zona play-out c'è da registrare una grande crescita da parte della Ternana. Infatti, se le Fere qualche settimana fa erano considerate almeno una vittima sacrificale, nelle ultime due partite hanno smentito tutti. E infatti anche in questo ultimo fine settimana, con il coltello fra i denti, ha vinto per 2-1 contro il Perugia. Una partita anche questa molto strana, una partita nervosa, trattandosi di un derby attesissimo, un derby umbro molto atteso. E infatti i ragazzi di Mister Ferruccio e Mariani sono stati bravi a crederci fino alla fine, con le reti che sono state trovate tra l'87esimo e il 93esimo. Dall'altra parte invece il Perugia non conferma, come detto, le buone aspettative, ma anche le buone prestazioni delle prime giornate di campionato. Quindi ricordiamo che sabato andrà in scena l'undicesima giornata del campionato di Primavera 2, tutto è sempre da decidere, un campionato che è sempre lungo e niente. Quindi vi auguro una buona serata e un buon proseguimento.